sono amareggiato non per l'esperienza personale che è finita, sulla quale ci avevo messo tanta passione, tanta voglia, in un momento storico per Manfredonia, non dimentichiamo, il dissesto finanziario, anche se lo chiamano riequilibrio, e lo scioglimento per mafia. Iniziavamo a fare belle cose per la città, c'erano programmi importanti, si è deciso questo, ne prendo atto in maniera sportiva, ma soprattutto adesso mi aspetto e mi auguro che i commissari continuino in quel percorso di legalità, di ricostruzione del nostro territorio in senso morale, economico e finanziario, e auspico per questa bellissima città che amo, continuerò ad amare, che veramente si facciano delle cose buone. Non ho ceduto a nessun ricatto, a nessun compromesso, forse ho pagato il prezzo per questo, però come ho detto sempre, continuo a dire, sarò un uomo libero e soprattutto i miei provvedimenti saranno soltanto di natura utili per la città, altre cose a me non interessano, mi hanno interessato, e quindi questo ha portato anche a riunirsi tutti assieme, non mi hai visto tutti assieme, PD, 5 Stelle, CON, Civiche, Forza Italia e anche una della mia lista, vabbè, aveva per mente altre cose sulla quale io non ho accettato, però va bene così, andiamo avanti e io amerò sempre questa città.